Buongiorno a tutti! イタリアガイド、ミメです。本日は2023年春夏のイタリアのトレンド、なんと世界で最も有名なメンズファッションの展示会、ピッティウォーモで最新のイタリアントレンドチェック。この動画を見ればあなたも今年の流行に乗り遅れないという動画をお送りしたいと思います。今私が来ているのが、なんとフィレンツェ有名なフォルテッツァダバッソで毎年2回行われる、もうメンズファッションのプレタポルテと呼ばれる最先端のメンズファッションの展示会にやってきております。もうここには世界中から有名なブランドファッションのものが集まり、それだけでなく、もう世界中からもう超おしゃれな人たちが集まる展示会として知られているんです。そんなおしゃれなメンズの最先端のトレンドを皆さん見てみたくありませんか？本日の目次でございますが、早速このピッティウォーモの展示会に来ているね、広場に集まる人たちも、ここからもうトレンドが生まれると言われているほどなんですが、その人たちに突撃インタビューをしてみたいと思います。あなたにとってどんなのがトレンドなの？とかですね、どんなね、ブランドの服を着ているの？どんなことを気遣っているの？ということを私、イタリアガイドミメが突撃インタビューしてみました。そしてこの動画の最後には、ここイタリアで言われている今年2023年春夏のトレンドキーポイント3つというのをこっそりお教えしたいと思いますので、ぜひメンズの方も、そしてレディースの方もですね、この動画を見れば2023年の最先端のファッション、トレンドを理解でき、この流行に乗り遅れずに済むと思いますので、皆様のファッションセンスを磨くために、ぜひこの動画最後までご覧くださいませ。私、イタリアガイドミメの動画では、このようなイタリアの便利な情報、生情報、そして週1回のイタリア現地からの生ライブも配信しております。まだチャンネル登録されていないという皆様、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。そして概要欄からは、私、イタリアガイドミメが運営いたしますイタリア観光完全プライベートガイドサービスや、イタリア語オンラインプライベートレッスンなどもやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして概要欄からは、イタリア旅行を200%満喫できる無料資料というのも配布しておりますので、ぜひそちらも概要欄からチェックしてダウンロードしてみてくださいね。それではいよいよ皆様、この気になるイタリアメンズファッションのトレンド、ピッティ・ウォーモのインタビューに行ってみましょう。ピッティのメイン会場に入ってきました。とってもおしゃれな方がいっぱいです。早速インタビューに行ってみたいと思います。Buongiorno, buongiorno, bellissimo questo vestito. Volevo sapere, secondo lei, trend di quest'anno, che cosa è, sia colore, sia stile? Allora, sicuramente magari si è usciti dalla dinamica del pastello e ritorna un pochettino di più il colore più acceso e più vivace. Allo stesso tempo l'accessorio, la spilla di cui lei faceva riferimento, prende una discreta posizione, anche se ne ho visto meno rispetto a quello che era magari gli anni passati. Sicuramente si ritorna un po' al foulard, ne ho visti un po' di più rispetto agli anni passati. Sì, posso sapere che marchio sarebbe la sua borsa bellissima? La borsa in realtà è un simpaticissimo gadget che mi hanno dato qua durante il pitting l'altro giorno. È di Michele Chiocciolini, un designer di Milano, Firenze Milano, e qui Firenze-Milano. invece è di Yeziel by Angelo Cruciani. Wow! E invece queste scarpe sneaker Zara. rosso, posso sapere di dove sei Milano. e di quanti anni hai?
38. 38. Ah, poi non ci dimentichiamo il cappello. Ecco. Borsalino. Posso chiedere se mi faresti un giro così? Bellissimo, grazie, grazie, buon lavoro, grazie, ciao, 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 ciao. Buongiorno. Buongiorno, tuo bellissimo vestito. Volevo sapere, secondo te, quest'anno i trend di colore, di stile, che cosa sarebbero? Secondo me quest'anno si porteranno molto i colori chiari. Ok, questo blu, turquoise, forse? Sì, vestiti, okay, diciamo, luminosi, quindi okay, molto vari. Molto vari. Posso sapere che marchio sarebbero questo bellissimo abito? Questo marchio è The Gaia. The Gaia. Ah, ok. Anche camicia. Anche camicia, tutto. Perfetto. Occhiali? Occhiali sono di Off-White. Ah, di Off-White. E invece le scarpe? Scarpe? Non lo so. Non lo so. Comunque non è sneaker, no, è scarpe di pelle. Assolutamente sì. Ho capito. E posso sapere quanti anni hai, di dove sei? Io sono di Napoli, ho 29 anni. Ok, posso chiederti se tu ci mi fai in giro? Bellissimo, grazie, buon lavoro. Grazie, ciao, arrivederci. Grazie, sei una persona bellissima. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Posso chiedere un po' di intervista? Grazie mille. Allora, volevo sapere, bellissimo questo abito, e secondo voi trend di quest'anno o colore, stile? Parto io. Sicuramente avere colore, avere coraggio, okay, divertirsi, quindi giocare, e quella è una cosa importante. Poi essere sempre se stessi e non aver paura di usare, però il colore ci deve essere, anche estremo. È anche estremo. Sì, assolutamente, rosa, fucsia, colori accesi. Ecco, come questo. È fantasia. Qui. È fantasia, bellissimo. Vale stare bene con se stessi. Ok. Tanto colore, ma soprattutto rispettare un po' quello che è lo stato d'animo, per cui spesso lo stato d'animo è un po' lo specchio anche di quello che uno si mette, però direi sempre di farlo con una certa eleganza in ogni caso. Ho capito. Allora, posso sapere che marchio usate, tipo occhiali, abito, allora, l'abito, scarpe? L'abito è un completo di Cleo Fefinati. Wow. E il cappello è Laura Pandini. Wow. Le borse sono entrambe l'azienda Remode, che usa materiali di riciclo, di recupero. Però. Wow! Quindi è bellissimo, è ecologico. Sì, esattamente. Posso sapere l'ultimo, quanti anni avete, di dove siete? Io ho 52 anni. Wow, forza. E sono toscano di Arezzo. Arezzo, Arezzino, Arezzo. Forza Arezzo. Grazie. Io 51 anni, ma presto ne dovrò essere 52, quindi siamo coetanei, okay, e sono umbro, città di Castello. Ah, bellissimo. L'ultimo, posso chiedere se vi faccio un giro così completo, vediamo tutto. Bene. Wow, complimenti, buon lavoro, grazie, grazie gentilissimo. Sì, grazie. Buongiorno. Bellissimo questo abito. Posso sapere, secondo lei, trend di quest'anno? Secondo me torna tanto il vintage. Vintage. Tutto quello che è vecchio. Ok, come il suo vestito. Bravissima. Quindi sarebbero, questo vestito sono vintage? Tutto vintage. Tutto? Tutto. Wow. Dove lo prende? Cerco tanto su eBay, su internet. Wow. Quindi alla fine devi fare tanta ricerca. Ho capito. Quindi anche tipo orologio, anche orologio. Solo la borsa non è vintage, tutto il resto è vintage. E le scarpe, il resto è tutto vintage. Ok, quindi ovviamente sneaker di Converse. Sì. E questa borsa di dov'è? Me l'hanno fatta. Wow, di pelle. Sì. Bellissimo. Posso sapere quanti anni ha, di dove sei? 50 anni, di Trieste. Wow, l'ultima, chiedo se mi fa un giro completo anche dietro, così vediamo. Wow, bellissimo, complimenti. Grazie. Ciao, buon lavoro.
posso farti un po' di intervista al tuo bellissimo vestito? Sì. Grazie. Allora, secondo te, con tutto questo colore, sì, è trend di quest'anno, o colore o stile, soprattutto tipo pantaloncini, sì, vanno di moda? Credo che l'abbinata sia sempre vincente, o quantomeno il trend di quest'anno, visto completo, colorato, eccentrico, per proprio mostrarsi in quello. Ok, quindi colore tipo arcovaleno di questo cappello. Sì, assolutamente, cappello. Così lo puoi abbinare con tutto, non sbagli. E anche un po' di blu, così, sì, e pantaloncini. Sì. Esatto, questo va per il giornaliero. Perfetto. Si abbina la giornata di oggi. È vero, bene. Posso sapere che marchio usi? Questo è Fefè. Okay. Fefè Napoli, un marchio Napoli. Made in Italy. Quindi completo. Esatto, completo. Vabbè, queste sono Adidas. Adidas, sneaker abbinato. E invece occhiali? E l'occhiale Balenciaga. Balenciaga. E cappello? Cappello è un artista artigianale, si chiama Mommy Way. Wow. Fatto su misura. Perfetto. Posso chiedere di dove sei? Quanti anni hai? Padova, 27. Padova? Sì. Wow. L'ultimo, se mi fai un girettino, sì, così, ciao, perfetto, grazie mille, gentilissima, buon lavoro, ciao. Buongiorno. Buongiorno, volevo sapere il tuo bellissimo colore, sì, e quindi il trend di quest'anno, o colore, stile, sì, secondo te? Allora, io parlo per me, okay, a me piace molto il punto di arancio, arancio, bello forte, arancio e arancio rosso corallo, che è un po', okay, aranciato, sì, e le stampe macro. Okay. Mi piace molto lavorare un po' su questi, input. Ho capito. Posso sapere che marchio sarebbero questo vestito? Queste le disegno io. Ah sì, sono mie, disegnato, sì, tu. Nella polvere. Nella polvere. Andate a vedere. Ok. E invece le scarpe? Scarpe. Sneaker. Quindi sneaker sempre. Sneaker. No, non sempre, però sempre. Dipende. Se devo camminare tanto, è meglio. Ok. Sì. L'ultima, di dove sei? Quanti anni hai? Sono di Treviso. Treviso? E vivo in provincia di Venezia, dove produco il mio... questo bellissimo vestito. Ok. E quanti anni ho? 45. Ah, sì, porta benissimo. Grazie. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao. Buongiorno. Questo bellissimo abito, volevo sapere da lei cos'è il trend di quest'anno, il colore, stile. Ma io ritengo che un trend che non passerà mai di moda ed è sempre attuale sono gli abiti di colore pastello, quindi che vanno dal bianco al beige al blu. Un blu deve essere elettrico, quindi avere un tocco di luce, dare anche un punto, come può vedere, mm-hmm, questo è un blu marino, yes, abbinato al bianco per renderlo elegante ma allo stesso tempo sportivo, un po' più fresco, okay, e adatto anche al giorno, quindi okay, ad indossare durante la giornata e non solo la sera. Certo, certo. Io prediligo appunto i colori chiari in estate. Uh-huh. E diciamo che il blu rappresenta il colore più scuro che posso indossare in estate. Ah, addirittura. Sì. Ok. Posso sapere che marchio usi? Questo abito? Questo è un abito che ho creato io per un brand che è una sartoria digitale, okay, e oggi questo che vedete qua, sì, col bottone bianco al contrasto, sì, che richiama la riga bianca, è vero, e il filo blu che richiama poi la trama del gestito. Bellissimo. Invece occhiali? No, l'occhiale è un occhiale made in Italy, si chiama così il brand, okay, che come può vedere si abbina un pochino anche questo. Orologio? No, l'orologio invece è giapponese, oggi non ho nell'orologio elegante. Giapponese. È un orologio che praticamente è senza batteria, ah, e si ricarica con la luce del sole. Wow. E quindi ecologico anche. Ecologico, è green. Sì. Posso sapere di dove sei, quanti anni hai? Io ho 32 anni. Wow, giovanissimo. Sono di Treviso. Treviso. Però chiaramente poi spesso sono a Milano. A Milano, Firenze. Perché fai stilista.
No, stilista, io rappresento i brand a livello di immagine e in più creo abiti per questo brand quando le chiedono la collaborazione. Perfetto. L'ultima, se chiedo fare un giretto per vedere intero, scusate. Bene. Perfetto. Bene, bellissimo. Ah, anche interno. Puoi vedere, ecco, ah, ok, su quella della misura, okay, su misura, cognome e poi dettaglio anche, wow, cognome. Bello, complimenti, gentilissima, complimenti, grazie, buon lavoro, ciao, ciao. いかがでしたでしょうか。この素敵なピッティウォーモのメンズのファッションのトレンドを皆様にインタビューでご紹介いたしました。本当にどの方も雑誌から飛び出てきたような素敵なファッションをですねしていましたよね。特にイタリアのトレンドというのは結構クラシコイタリアと言いまして、濃いですねこうスーツを着て革の靴を着るというのがトレンドだったんですけれども、最近のようにねヴィンテージトレンドですとか、まあ、いろんな格好をしていた方もね皆様にご覧いただけたと思います。それでは本日動画の最後にイタリアでのサマー、そしてスプリング2023年のトレンドのキーポイント3つというのをご紹介したいと思います。今回私がチェックしたのはイタリアの有名なファッション雑誌、特にメンズのファッション雑誌で有名な GQ という雑誌が訴えている約20個ぐらいのトレンドがあるんですけれども、その中で特に注目されている3つのキーポイント、まず1つ目ですがトレンドカラーをご紹介したいと思います。トレンドカラーナンバーワンはなんとメタリック、そして今回着ているのがバイオレット、そうなんです、紫色なんですよね。今回動画でご紹介した人たちの中には紫色を着ている人はいませんでしたが、すごくビビッドなカラーを取り入れている方が多かったですよね。夏らしくですね、もうちょっと黒とかにはお別れをして、とってもビビッドなカラーをこうつけている方が多かったと思います。ぜひ皆様もメタリックと紫色というのを取り入れていただけるとイタリアントレンドとなるんではないでしょうか。そして2つ目、実はねジーンズがもう2022年のジャスティン・ビーバーがですねちょっと幅広いジーンズを出してから、すっごくこのジーンズ特にぴったりではなく幅広い、さらに2023年はもっと幅の広いすごくコンフォートなタイプのジーンズがトレンドになっているというお話でございます。今回も皆さんデニムもぜひ夏ですので取り入れてみてくださいね。最後3つ目、実は鍛えた体を見せるために短パンでもむっちゃくちゃ本当に海水パンツぐらいのですね短い短パン、そしてお腹もですね筋肉を腹筋を鍛えているのを見せるためにすごくショートなトップスというのが流行っているそうです。それを着るためにはやはり皆さん日頃から鍛えないといけないという条件がございますが、少しそういった腹とか足を見せるというのがメンズでも流行っているそうでございますので、ちょっと皆さんも取り入れていただけたらなと思います。それでは私のイタリアガイドミメの動画、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画、実はレディース編も撮っておりますので、ぜひレディース編も皆様チェックしてみてくださいませ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。チャオアリベデッチ、アラプロッシマ。